Emanuele vince Sanremo Young, gli ascolti non volano. Non c'è da entusiasmarsi per i dati di ascolto di Sanremo Young. Il format, che ha registrato un calo significativo nella sua fase centrale, chiude sotto i risultati realizzati all'esordio. La finalissima di Sanremo Young, vinta da Elena Manuele, non fa volare gli ascolti TV del 16 marzo 2018. Il talent di Antonella Clerici chiude con il 19,8% di share, meno dell'esordio dello scorso 16 febbraio. Un programma che ha conosciuto battute d'arresto nella sua fase centrale, toccando il punto più basso questo mercoledì, per poi risalire nella puntata di ieri ma senza superare il risultato fatto alla prima puntata. Non c'è da entusiasmarsi. Ascolti TV 16 marzo 2018. La finalissima di Sanremo Young è stata vista da 4.277.000 spettatori per uno share pari al 19,8% di share. Immaturi il viaggio, su Canale 5, conquista 2.095.000 spettatori, 9,7%. Transporter 3 è stato visto da 1.781.000 spettatori per il 7,7% di share. Il condannato cronaca di un sequestro, raccoglie su Rai 3 1.674.000 spettatori, 6,9%. Sulle altre reti, quarto grado, su Rete 4, visto da 1.479.000 spettatori per il 7,7% di share, 4,9%. Fratelli di Crozza è stato visto da 1.195.000 spettatori, Nemo Nessuno escluso, in onda su Rai 2. È stato visto 887.000 spettatori per il 4,1% di share. Propaganda Live, in onda sulla 7, è stato visto 734.000 spettatori, 3,9%. Io e Marley, raccoglie 404.000 spettatori, 1,8%. La scheda di Elena Manuele. Elena Manuele ha 15 anni e vive a San Gregorio di Catania e frequenta il secondo anno del liceo linguistico. Oltre al canto, la sua grande è la danza, che pratica da quando aveva 6 anni. Il suo percorso a Sanremo Young è iniziato nella prima puntata del programma, con La Cura. Nelle successive serate, ha eseguito i brani Impressioni di settembre, Se stiamo insieme, Grazie dei fiori, Ci vorrebbe il mare. In finale, ha duettato con Gino Paoli, con qualche imprecisione punita dai giurati, che successivamente hanno dato la colpa alla tonalità, eseguita secondo le esigenze di Paoli. Dopo un momento di sconforto e lacrime, Elena è riuscita a riprendersi e a conquistare voti altissimi con il brano L'essenziale, di Marco Mengoni, fino a trionfare grazie anche al giudizio del televoto.